In realtà è una decisione, è una protesta nei confronti del governo, nei confronti del Premier Conte. Io ritengo che questo governo stia prendendo delle decisioni schizofreniche e serva in questo momento un governo che sia davvero, metta in campo delle soluzioni concrete in aiuto delle attività produttive. Penso che la salute pubblica sia il primario bene da tutelare e a questa ragione, se è necessario un lockdown, ben venga a condizione che il governo stabilisca prima quali sono gli indennizzi da dare alle attività produttive, perché dietro le attività produttive ci sono famiglie che devono pagare mutui, prestiti, devono sostenere dei dipendenti. È incomprensibile la motivazione per la quale i ristoranti, bar e gelateria vengono fatti chiudere alle ore 18, è incomprensibile perché lo stesso governo ha chiesto a queste attività di spendere soldi per adeguarsi dei protocolli sanitari e dal giorno alla mattina, dalla sera alla mattina decide di chiudere quelle stesse attività facendogli buttare migliaia e migliaia di euro. È incomprensibile che non siano intervenute su alcuni interi settori, penso a quello dei matrimoni, del wedding, penso al settore dello spettacolo e dei grandi eventi. E allora io ho ritenuto opportuno rimettere la mia delega al commercio nelle mani del Premier Conte e di chiedere a tutti coloro che hanno la mia stessa delega di fare altrettanto in tutta Italia, perché a mio giudizio non deve esistere solo una responsabilità politica in capo a Conte, ma anche una responsabilità morale per la morte di tante attività produttive che purtroppo avverrà entro fine anno. Lei è nella doppia veste di consigliere comunale, dunque di amministratore, ma anche di commerciante. Cosa pensa di quello che sta accadendo in queste ore? Abbiamo speso e investito soldi per poterci adeguare alle normative Covid, quindi abbiamo investito in plexiglass, in sanificazione, in sanificatori. Io credo che si debba poter lavorare in serenità, mantenendo chiaramente tutte quelle che sono le nuove regole, piuttosto far rispettare quelle nuove regole, invece che farci chiudere e metterci ancora di più in ginocchio, perché ripeto, dietro a un'attività commerciale, dietro a un ristorante, dietro a un bar, dietro a una gelateria, dietro ai matrimoni ci sono famiglie che mantengono altre famiglie.